Ok, allora iniziamo la nostra lezione di oggi. La lezione di oggi ci occuperemo dei cursori. Dei cursori vuol dire, questo ha un sacco di aspetti, cercheremo e cercherò di essere molto, molto preciso, ma vorrei prima fare una panoramica, ripeto, molto breve. Di cosa vuol dire cursore? Indipendentemente dall'uso o meno di JAWS, ci sono disponibili sui sistemi operativi Microsoft, diciamo così, diversi cursori a seconda della situazione in cui io sono. Faccio un esempio. Se per esempio io sto scrivendo un file di Word, io avrò già disponibili due cursori, che sono l'uno, il cursore, diciamo così, PC, ovvero il punto esatto dove io sto scrivendo. In quel punto esatto ci sarà una barretta, un pipe, una barra verticale lampeggiante, e quella barra lampeggiante indica proprio il cursore, cioè la posizione esatta di dove sto scrivendo. Ma contestualmente, contemporaneamente, io avrò anche a disposizione il cursore del mouse, ok? Per ad esempio cliccare su una delle infinite possibilità che ho, che mi sono insomma, a disposizione per quanto riguarda la gestione appunto di tutto il Word. E quindi posso usare il mouse appunto per cliccare su una delle opzioni di Word. Questo stesso aspetto io ce l'ho però in molte altre situazioni. Banalmente, mentre navigo in un sito web, posso ad esempio avere un campo editazione e quindi avere il cursore del PC posizionato nel campo editazione e avere quello stesso cursore di Word che lampeggia, quindi una barra verticale che lampeggia, ma contestualmente posso spostare il mouse per cliccare su un link o su un'icona, un'immagine, una figura, o insomma, o fare altre cose con appunto il cursore del mouse. Questi due cursori, ok, sono, diciamo così, vivi entrambi, sono entrambi disponibili per l'utente e sono entrambi, diciamo così, oltre che disponibili, vivi, nel senso che posso utilizzarli entrambi. Non posso utilizzarli contemporaneamente. La contemporaneità dei cursori, non è una cosa disponibile. Quindi o scrivo, per esempio, dentro, Google la mia chiave di ricerca, o clicco, su un'icona che può essere apparsa all'interno della mia home page quando apro Chrome. Questo è un preambolo che mi sembra fondamentale in modo che tutti quanti sappiano di cosa stiamo parlando. Nel momento in cui io avvio JAWS, ho a disposizione altri cursori, ok? Si creano, diciamo così, vengono messi a disposizione da JAWS altri cursori per poter arrivare laddove a volte con i semplici cursori messici a disposizione dal sistema operativo non potrei arrivare. Quali sono? Beh, il cursore probabilmente più noto e più un tempo utilizzato è sicuramente il cursore JAWS, ovvero la possibilità di spostare il puntatore del mouse e avere il feedback audio di JAWS appunto, sulla parola, sulla lettera, sulla frase, a seconda del contesto, su cui è posizionato in quel momento appunto il cursore mouse. Poi dopo ne parlerà, in modo più approfondito Tommaso, nel senso che il cursore JAWS è sempre meno utilizzato, per fortuna, e da qualche versione a questa parte di JAWS ha avuto una grossa un grosso, diciamo così, aggiornamento ed è strettamente legato con una modalità più nuova di accedere agli oggetti di JAWS. Questo è in modo del tutto trasparente.
mentre cito i cursori, vi dico anche le combinazioni di tasti utili. Allora, per avviare il cursore JAWS, bisogna utilizzare il meno del tastierino numerico. Altra opzione, invece questa è secondo me davvero molto utile, è la possibilità di attivare il cursore JAWS e contestualmente spostarlo nel punto in cui c'è il cursore PC. Questa è un'opzione molto interessante, si abilita con Insert e il numpad meno. Questa è estremamente interessante perché sposto il cursore del mouse laddove sono arrivato con il cursore del PC o cursore PC virtuale. Questo, per esempio, mi è utile qualora in quella posizione dovessi agire col mouse con un clic sinistro o destro. In questo caso, allora, l'insert e il meno del numpad mi sposta in quel preciso punto il cursore JAWS e quindi mi sposta il cursore del mouse con il feedback di JAWS. E in quel caso, con la barra e l'asterisco del cursore del numpad, posso fare clic sinistro o destro. Il secondo cursore che noi siamo abituati ad utilizzare, diciamo così, è il cursore PC o cursore PC virtuale, si abilita con il più del tastierino numerico o nel caso in cui io sia all'interno di una navigazione web posso usare anche l'ESC per chiudere il cursore PC ma abilitare il cursore PC virtuale per poi eventualmente spostarmi con i tasti di navigazione rapida. Da questo breve excursus capirete che il cursore PC e il cursore PC virtuale possono essere due cursori che coincidono oppure no. Questo naturalmente solo per quanto riguarda la navigazione nel web. Per quanto riguarda la navigazione nel web, il cursore PC e il cursore PC virtuale molto spesso non coincidono. Questo è vero anche nei documenti PDF, che diciamo in cui navigo come se fossi una pagina HTML. Quindi cursore PC, cursore PC virtuale, cursore JAWS, ho un altro cursore invisibile, un cursore invisibile, si avvia premendo il numpad, il meno del numpad due volte velocemente. L'utilità, non saprei dare un'utilità in un'operazione nel lavoro, diciamo così, normale con JAWS, è invece da semplice scrittore di script utile qualora debba spostare il cursore in un determinato punto per effettuare una certa operazione o per andare a catturare quello che è l'ID o l'handle di una certa parte dello schermo interno a una finestra. Quindi cursore invisibile secondo me è utile soltanto quando devo scrivere script. Altre utilità io non le ho mai, onestamente non l'ho mai trovata, ma magari poi potete anche dire insomma la vostra. Ultimo cursore è il cursore touch, è lo strumento più nuovo, diciamo così, che messo a disposizione da Freedom Scientific e quindi impostato in JAWS. Direi che non ha niente a che vedere con i touchscreen, quindi non facciamo confusione con, per esempio, un cursore touch quale può essere quello su iOS, perché non è assolutamente quello il caso. Il cursore touch, al contrario, ha un altro scopo molto preciso, che è la possibilità di utilizzare e spostare un cursore, chiamiamolo come vogliamo, magari il cursore touch non era il nome più corretto da dare, ma sposta un cursore all'interno delle finestre di Windows, specialmente dalla versione diciamo 8 in poi, tra gli oggetti presenti in quella stessa schermata. Diciamo che è proprio l'evoluzione del cursore JAWS. Ovvero, il cursore JAWS una volta, se voi
alcuni di voi, anzi sicuramente molti di voi l'avranno utilizzato, si spostava sulla finestra andando a ricercare, diciamo, il contenuto testuale della finestra. Questo era all'inizio molto utile, ma anche estremamente limitante sulle applicazioni nuove, no? Che potrebbero non avere alcun riferimento testuale per essere al contrario completamente grafiche ed avere dei contenuti grafici o degli oggetti grafici che non contengono o che non sono riconosciuti da JAWS come testo. Il cursore touch mi permette, usando le frecce della tastiera, quindi su, giù, destra e sinistra, di spostarmi con molta precisione e anche con un feedback audio o eventualmente in braille tra gli oggetti presenti nella finestra, o meglio, tra gli oggetti che sono stati trovati da JAWS all'interno della finestra. Poi vedremo un esempio con Tommaso, cercheremo di mostrarvi alcuni esempi con Tommaso dell'utilizzo di questi cursori. Vorrei quindi vedere se ci sono delle domande su questo aspetto per poi procedere. Capisco che questa piccola introduzione è stata un po' teorica, ma secondo me in questo momento, cioè su questo argomento, la teoria è molto importante, cioè devo capire cosa sono questi diversi cursori per poi saperli utilizzare, ovvero poter utilizzare il cursore giusto nel momento giusto. Do la parola a Giuseppe che ha alzato la mano. Dimmi Giuseppe. Volevo dire, il cursore PC si ottiene con insert più del numpad? No. Col più soltanto si abilita il cursore PC. Insert e il più del numpad si sposta il cursore PC nella posizione del cursore JAWS, quindi oltre ad abilitarlo si sposta anche. Quando i due cursori divergono, allora il secondo cursore come si abilita? Quando divergono cosa intendi però? Beh, tu hai detto specialmente nei PDF o nella navigazione online, il cursore PC e il cursore virtuale divergono, possono divergere. Potrebbero divergere, sì, è vero. Allora in questo caso, sì. Uno, io so che il cursore PC continuo ad attivarlo con insert e il più. Sì. Quell'altro, come si attiva? Dipende da quale altro. Quello virtuale. Ah no, scusami. All'interno di una pagina HTML o comunque in cui si naviga come se fosse una pagina HTML, nel momento in cui tu schiacci più, abiliti il cursore PC virtuale. Abiliti il cursore PC solo laddove, all'interno di una pagina appunto HTML, laddove tu inizi a scrivere o vuoi scrivere. Quindi, ad esempio, in un form. Allora, in quel caso, il cursore di JAWS e il cursore PC coincidono esattamente, perché tutte e due si trovano all'interno, per esempio, di un campo di un form, di un campo editazione. Ho capito. Grazie. Va bene. Elisa. Scusa, mi sono persa. Come si attiva il cursore touch? Si attiva premendo due volte velocemente il numpad più, il più del numpad. Il numpad più non si capisce. Grazie mille. Niente, figurati. Ricordo a tutti, perché io lo trovo molto utile non avendo memoria, che c'è un bel comando di JAWS per cercare l'elenco dei comandi, che è insert spazio, si sente un rumore, è il famoso menu a livelli, e poi la J. Se poi dopo premete la J potete appunto scrivere la chiave di ricerca e dovrebbero trovarsi la maggior parte dei comandi.
Nel caso in cui qualche comando non lo troviate, scriveteci, perché i ragazzi di Freedom mi hanno detto di segnalare che cosa non si trova in modo poi da aggiungerlo in una precedente, in una futura release. Paolo, Tommasi, vai. Sì, dunque, no, volevo dire questo, Andrea, e a tutti. Parlando del cursore JAWS, anzi, scusa, del cursore invisibile, avevi detto prima che può servire a non a tante... Io invece mi ricordo che c'era a volte la necessità che, passando con il cursore JAWS su degli oggetti, questi, per esempio, si attivavano o cambiavano di funzione. Allora, per evitare ciò, avevano fatto questo cursore invisibile che invece, passando sugli stessi oggetti, non creavano nessuna modifica all'oggetto. Questo poteva servire quando c'erano delle finestre, appunto, che avevano questa... Non so se ricordi. Si ricorda questa cosa? No, è vero, sì, sicuramente sì, è vero, si ottiene quell'esatto effetto che tu stai dicendo, cioè spostando un cursore che nessuno vede, diciamo così, e neanche il sistema operativo intercetta, in un certo qual modo il sistema operativo non intercetta, o quantomeno non viene intercettato dal sistema operativo come se fosse il cursore del mouse, ottieni quell'effetto che dici tu, cioè se tu lo sposti su un oggetto che si modifica quando posizioni sopra di esso il cursore mouse, certamente questo effetto non lo ottieni col cursore invisibile. Ecco, mi chiedo, Paolo, quante volte questa cosa sia poi utile. Ecco, però quello che a volte mi chiedevo io era come si faceva poi se, ad esempio, io ero su un oggetto con il cursore invisibile, a quel punto lì, ad agire su quell'oggetto, perché... Questo è facile di risposta. Con l'insert e il... devi spostare il cursore JAWS alla posizione del cursore invisibile. C'è uno script che lo fa, non so se c'è un comando... Ecco, era quello che cercavo io, sì. Non so se c'è un comando, c'è sicuramente uno script, non so se c'è un comando, un comando a tastiera, sicuramente si può fare uno script, c'è un comando. Ma perché il cursore JAWS non segue l'invisibile, vero? No. Ecco. No. Però c'è una funzione all'interno degli script che tu puoi richiamare appunto in uno script che è JAWS to Invisible. Ma non credo che ci sia un comando che lo faccia. Dopo vado a vedere, Paolo, ma non credo che ci sia un comando che lo faccia. Va bene. Sì. Patrizia, do a te la parola se vuoi parlare. Vai. Allora, praticamente... se io mi trovo in un PDF editabile, praticamente modificabile, a me succede che praticamente c'è un campo e dopo ci sono i due punti oppure i puntini, come se dovessi editare in quel punto. Sì. Però vado a scrivere e mi trovo lo scritto da tutt'altra parte. In questo caso, se io attivo il cursore invisibile, mi porta a dove sto scrivendo? Allora, detta così direi di no, onestamente no. Però ai PDF e ai PDF editabili, in particolar modo, vorrei dedicare una lezione specifica. Non fosse altro perché in molti mi hanno chiesto questa cosa. Credo che sia molto utile, perché credo che in futuro i PDF saranno, anzi mi auguro che in futuro i PDF siano sempre più accessibili, anche quelli editabili, e quindi noi per primi dobbiamo spingere soprattutto la pubblica amministrazione a che li crei e che li crei accessibili. E dobbiamo però essere noi bravi, diciamo così, ad usarlo. Quindi diciamo così che la mia idea era quella di realizzare una lezione su questo. Questa tua domanda mi fa ancora più convincere che sia una cosa molto utile. Diciamo che pone una domanda che richiederebbe
un test pratico per capire, perché purtroppo ogni PDF, diciamo, forma o editabile che dir si voglia, è un mondo a sé. E quindi mi riesce difficile darti una risposta precisa, onestamente. Vabbè, quindi se io vado a modificare i cursori non concludo niente, in sostanza questo era. Non concludo niente, niente no. I cursori con il punto dove sto editando in realtà. No, in realtà c'entrano moltissimo. Non è però il cursore invisibile che ti risolve la situazione. Per quello che, così in generale, poi dopo magari potrebbe essere anche sbagliata la risposta nel caso tuo pratico, ma per quello che io ne so, e per quelli che sono stati le mie, come dire, i miei casi che ho affrontato, quindi di PDF editabili, ovvero di PDF che hanno dei campi al loro interno che si possono editare, solitamente è meglio attivare il cursore PC reale per poi spostarsi con i tab tra un campo e l'altro. Di solito questa è la situazione migliore, però bisognerebbe vedere il PDF a cui tu fai riferimento, onestamente, Patrizia. Ok, grazie. Niente, figurati. Esposito. Esposito. Sì, sto qua, scusami. Vai. Allora, per quanto riguarda i PDF che diceva la signora Patrizia, che è intervenuta prima, sì. Se sono accessibili non hai bisogno di nessun cursore diverso da quello normale, dal PC. Perché se sono accessibili i campi, chi ha programmato il PDF editabile, lo ha programmato bene, accessibile, tu non hai bisogno di niente, perché vai sui campi con il tabulatore o con gli altri comandi che siamo abituati a usare con HTML. Quindi quando ci sono questi problemi lo devi chiedere a chi ti ha dato il PDF, che non è buono. Scusate, grazie. No. Era assolutamente giusta la tua specificazione, però con un però, ovvero che nel momento in cui tu vuoi navigare e spostarti all'interno del documento PDF con i tasti di navigazione veloce, vuol dire che hai disabilitato il cursore PC reale in favore del cursore PC virtuale. A quel punto devi poi sapere la differenza tra i due, che cercheremo di spiegare oggi, per usare quello corretto, perché sennò poi ti ritrovi a scrivere non nel posto giusto. Perché? Perché il cursore PC reale è rimasto in un punto magari precedente o successivo, comunque non del punto in cui tu vorresti scrivere. Quindi per quello che secondo me la lezione di oggi è molto importante. Tommy, a te la parola. Ok, se mi sentite procedo. Allora, per, diciamo così, mostrare un pochino come, quali sono... Ti rendo host, Tommy. Non sono già host? No. No. Vai, rendimene. Vai. Bene. Allora, per dimostrare un pochino la differenza tra il cursore PC reale e il cursore PC virtuale, come vi abbiamo già anticipato nella email pre-lezione, io userei un esempio che tutti ormai conoscono, ovvero Gmail. Gmail non serve presentazioni, perché insomma sappiamo tutti cos'è, il servizione mail di Google. E che cos'è che io vorrei sottolineare? Che in questo particolare caso, ovvero quello di Gmail, le frecce e anche i tasti, le lettere, diciamo, della tastiera, fanno due cose ben diverse, entrambe utili poi quando si va a lavorare. Ed è opportunissimo sapere quando usare uno e quando usare l'altro, per quando utilizzare il cursore PC reale e quando invece utilizzare quello virtuale. Quindi io direi di partire, aspetta che preparo tutto qua, direi di preparare tutto con una presentazione appunto su Gmail. Io condividerò lo schermo. Andrea, bravo che ti sei ricordato di permettermelo già adesso. Okay. Ok, se si sente io procederei. Allora,
Scusa, vedo... Tommy, una cosa, puoi mettere a pieno schermo la schermata di Chrome, così poi anche nel video no. Si vede meglio. Vedo. Ah, sì, sì. Ormai sì, mi sì, sento anche regista. In arrivo. Menu, chiudo menu, regione. Sì, funziona? Perfetto. Mm-hmm. Allora, io aggiornerò la pagina con F5. Così facendo, farò sì che il cursore virtuale venga automaticamente attivato. Almeno così dovrebbe essere. Perché se la pagina è stata fatta in modo che, siccome Gmail è stato programmato in un certo qual modo, JAWS venga, diciamo così, istruito a togliere il cursore PC virtuale. Perché? Perché per navigare all'interno della posta è molto meglio usare quello normale. Adesso vi faccio sentire la differenza. Aggiornando la pagina. Regione principale, che... principale pannello, griglia da leggere, Mirko parlerà di Tommaso, loro hanno deciso di farlo rock, quindi... Okay. Scusa, solo una cosa, Tommaso, scusami, perdonami. Questo lo dico per tutti coloro che hanno già utilizzato Gmail, ma soprattutto per coloro che non l'hanno mai utilizzato. Gmail come si presenta? All'interno del browser ricostruisce anche visivamente quello che è la costruzione tradizionale di una qualunque programma di gestione di mail. Quindi abbiamo sulla sinistra un elenco delle cartelle che sono molto diverse da quelle di Outlook come logica, però sono un elenco di cartelle più logiche che non fisiche, però sono un elenco di cartelle. Poi abbiamo centralmente l'elenco delle email contenute in quel raggruppamento. Quindi parliamo più che di cartelle, di raggruppamento. All'interno di quel raggruppamento abbiamo un certo elenco di mail e quindi abbiamo il classico elenco appunto di email. Qua cercheremo di farvi capire con quale cursore mi sposto meglio all'interno di queste sezioni di Gmail. Brevissima nota, Gmail è, diciamo così, il servizio offerto da Google all'inizio per molti anni in beta. Io ebbi la fortuna di ricevere uno degli inviti, perché all'inizio si poteva avere una casella su Gmail solo su invito. Ebbi la fortuna che un amico programmatore che insomma, programma per SAP mi invitò e la ebbi. Devo dire la verità, secondo me Gmail è da studiare, indipendentemente dal fatto che voi poi la usiate o meno questa casella di posta, perché è il servizio che ha definito da lì in avanti un certo tipo di standard, che è una casella email, soprattutto IMAP, sempre disponibile, sempre online, hanno una percentuale di livello altissimo, 99,9%, insomma, e soprattutto hanno ridefinito quella che è la categorizzazione e quindi il ricollocare le email non tanto per cartelle fisiche, ma per quanto riguarda le cartelle logiche. Breve excursus tecnico, lascio la parola a Tommaso. Quindi per tag, no? Invece di avere una cartella dentro cui tu proprio fisicamente sposti il messaggio, diciamo così, lo contrassegni, lo etichetti. E puoi avere anche più cartelle, cioè un messaggio può anche appartenere a più di una cartella, no? Vero Andrea? Verissimo. Sì, sì, è quello che dico. Hanno ridefinito davvero il ruolo di mail, secondo me. Hanno ridefinito il ruolo di mail. Sì, secondo me questa è l'unica definizione che si può dare. Mm-hmm. Per rispondere a Giuseppe gli dico che dipende. Sicuramente l'agevolezza che ti dà Outlook nel gestire la posta da fisso è impareggiata, però per quanto riguarda la disponibilità delle caselle, Gmail tu ce l'hai qua, ce l'hai nel PC, ce l'hai nell'altro PC della libreria, ce l'hai nel PC della scuola, ce l'hai nel PC dove ti pare. Invece Outlook tu sei vincolato ad averlo comunque installato. Vabbè che questo non è neanche più vero ultimamente, perché anche lui... Però Gmail io credo che... Attenzione, from William Doe Verone, ricordo che si può sincronizzare anche la propria mail all'interno di Gmail. Come dire, il fatto di avere questa casella è comunque un qualcosa di opportuno, al di là del fatto che poi in azienda magari si usi Outlook o quello Exchange o quello che volete voi. Vabbè, insomma... il cursore virtuale non è stato disattivato, ma perché io gli avevo detto di non farlo, quindi ne approfitterò per dirvi come si passa dal cursore virtuale al cursore non virtuale, perché come abbiamo detto prima, ricordiamoci che il più
il tasto più del tastiere numerico attiva l'uno e l'altro a seconda di dove ci troviamo. Quindi siamo noi che dobbiamo forzare, diciamo, la disattivazione del cursore virtuale. E si fa con insert Z, Z di Zorro. Attivato. Disattivato. Ecco qua, l'ho tolto. Avete sentito che ha detto attivato, disattivato. Se io avessi la pubblicità principiante mi direbbe cursore virtuale disattivato. Io adesso posso fare varie cose, ad esempio mi sposto su e giù con le frecce, sentite un po'. Importante da leggere Apple le informazioni del tuo ID, da leggere EU-Training.com.in Live Forever. Ho fatto un po' di affari miei. Da sì, leggere Academia Page. Non, ho controllato che non ci fossero email dire, private, quindi state tranquilli. Come avete sentito, lui mi legge tutta, tutto quanto, quindi se, lo, se il messaggio è da leggere, se non è da leggere, eccetera. Quindi io in questo momento sto spostando proprio il cursore di sistema, il cursore, diciamo, all'interno di Chrome. Quindi una persona che, diciamo, mi segue a schermo vedrebbe esattamente dove sto, perché il cursore che io sto spostando è lo stesso che sposterebbe anche lui, giusto? Da leggere Academia Page. Okay. Esattamente così, esattamente questo. Okay. Esattamente come, come una persona vedente può, non lo farà mai, ma potrebbe gestire Google Mail. Non lo ne farà conosco, mai perché ne purtroppo... Conosco. Ne conosco anch'io, però sono veramente pochissimi. E sono i cosiddetti power user, quelli proprio esatto, duri. Esatto, esatto. Quelli che usano il terminale. Per me. Ecco. Esatto. Ok, allora facciamo che ci focalizziamo su questa mail che mi informa che il mio ID Apple è stato modificato. E facciamo che vogliamo sapere esattamente le singole componenti di questo messaggio. Quindi adesso io sto leggendo tutto quanto, quindi da leggere, Apple, oggetto e così via. Però se io mi sposto a destra, con la freccia a destra, sentite. Apple. Mittente. Le informazioni del tuo ID Apple sono state aggiornate. Le informazioni. Maro 21 app 2020. Le informazioni del tuo ID. Passo tra i vari campi e me li legge uno a uno. Adesso se io mi focalizzo sul mittente, per dire... Apple. A sinistra, adesso io premo in alto e in basso e diciamo così sento solo il mittente, quindi non sento tutta la pappardella. Quindi io con le semplici frecce su Gmail posso sapere o tutto quanto oppure solo quello che mi interessa. Quindi io ho deciso di spostarmi solo tra i mittenti, faccio freccia a destra e poi su e giù. EU-Train, Academia, EU-Train, Apple, Apple Store. Proviamo con gli oggetti. Stiamo elaborando il tuo le informazioni, Ucomin, Lire, Fre, le informazioni, stiamo elaborando il Tommaso, loro hanno detto. Le date. Maro 21 app 2000, Maro 21 app 2000, Maro 21 app 2000. Quindi io scelgo cosa sentire, no? E dopo mi sposto solo su e giù, solo in quel campo lì. Adesso io attiverò di nuovo il cursore virtuale e sentiamo come le frecce si comportano in un modo differente. Quindi io faccio in Z. Attivato. Ok. Da leggere Apple, le informazioni del tuo ID Apple sono state aggiornate 14.2.45, le informazioni del tuo ID Apple. E sento tutta la riga proprio come se mi trovassi in un documento, quindi io se mi sposto per caratteri. Non aggiunto a casella di controllo, non attivato navigazione intelligente, disattivati, NFORMAZIONISDLSTUOID Apple sono state aggiornate, virgola. Attenzione, Elisabetta Moncada. Che non è questo il modo migliore per navigare in Gmail, però... Se io volessi leggere proprio un messaggio, quando io premo invio su uno di questi messaggi per leggerlo, allora sì che dovrei attivare il cursore virtuale perché mi permette in modo molto più agevole di scorrere i messaggi, quindi riga per riga, parola per parola, carattere per carattere e così via. Faccio una pausa a domande. Allora, sì, volevo soltanto segnalare e dire una cosa che trovo utile. Anzi, due. Soprattutto per gli utenti che usano in contemporanea anche Zoom Test, magari con Fusion. Visivamente, se io disabilito il cursore PC virtuale, è come se... visivamente, è come se JAWS non ci fosse, cioè se il cursore fosse spostato da una persona che non utilizza JAWS. Lasciamo stare quello che è il feedback audio per un momento, quindi dimentichiamocelo per un momento. Come faccio a vedere su quale email sono focalizzato? Perché a sinistra
14 due punti a sinistra della attenzione dell'email, quindi dell'elenco dell'elenco dell'email c'è un piccolo cursore azzurro nella visualizzazione standard, un piccolo cursore azzurro che identifica l'email su cui sono posizionato. Ok, quindi non si può neanche come dire utilizzare quell'evidenziazione che da qualche versione che appunto evidenzia la posizione del cursore, ovvero la persona può sapere dov'è il cursore principale, come in questo caso sta spostandosi, io vedo sullo schermo l'evidenziazione di ciò che Joe sta leggendo, mentre invece se disabilito il cursore PC virtuale non la vedo. Ok, questo è fondamentale per tutti coloro che utilizzano anche attenzione Pablo anche Zoom Text. Giovanni, scusami, fai pure la domanda. Ci sono. Vai. Ok. Niente, volevo sapere soltanto se lui sta utilizzando attenzione Marco di Gmail come HTML di base oppure no. No, stiamo utilizzando la versione standard, quindi quella avanzata, diciamo. Quella base non prevede la navigazione non virtuale. Tu hai solo una tabella con delle checkbox, le attivi e le disattivi. Attenzione, non puoi spostarti, non puoi fare tutte le cose che ti ho fatto vedere adesso e soprattutto non puoi fare una cosa che ti sto per far vedere. Ok, sì. No, perché io di solito per facilitarmi il compito la utilizzo come HTML di base, ma non conoscendo queste cose che stai facendo vedere tu, quindi. Allora, secondo me, Giovanni, e anche per rispondere poi a Giuseppe prima, allora, secondo me la visualizzazione HTML standard di Gmail è molto leggera e quindi è consigliabile nel momento in cui voi dobbiate utilizzare il PC e appunto Gmail con una connessione poco veloce, perché è veramente molto più leggera. Dall'altra parte è molto limitata e molto limitante, quindi si fa un passo indietro rispetto alle potenzialità che ha la visualizzazione all'interno di Chrome di Gmail. Questo indipendentemente dal fatto che utilizziate o no Jaws, ecco, voglio dire. E per rispondere a Giuseppe, è meglio Outlook o Gmail? Non lo so, nel senso che se parli di Outlook come software, probabilmente, anzi, quasi sicuramente è il software e l'applicazione che io suggerirei per gestire una casella email. Sicuramente è il software più performante oggi sul mercato. Per quanto riguarda invece il servizio offerto, perché anche Outlook ha un suo servizio, outlook.com, per avere una casella di mail. Per quanto riguarda invece il servizio che sta dietro alla creazione o successivo, diciamo così, alla creazione di una casella di posta, secondo me i servizi che offre Google sono un po' superiori. Perché? Perché hai la possibilità di categorizzare in automatico alcuni messaggi, hai la possibilità di avere in automatico in arrivo, presente importante da leggere, hai una ricerca interna all'email che è incredibile, cioè funziona veramente in modo incredibile, però dall'altra parte tu puoi usare anche Outlook per pannello attivato da leggere, non aggiunto da leggere, una da casella da leggere, restituisco la parola a Tommaso perché è molto interessante quello che sta per farvi vedere. Allora, facciamo che io voglia usare delle scorciatoie da tastiera per fare determinate azioni. Ad esempio, facciamo che io voglia eliminare un po' di sta roba, che ho la casella di posta talmente piena, un giorno mi dovrò mettere lì a togliere tutto. Facciamo che voglia eliminare due messaggi da questa casella. Cosa faccio? Tolgo il cursore virtuale, cosa che adesso io ho già fatto, e userò la lettera X su un messaggio per selezionarlo. Sentite cosa succede. Da leggere Accademia Page FACIN.
Due elementi selezionati. Ne avevo già selezionato uno prima, quindi adesso non è. Da leggere nuovo punto. Togliamo anche questo. Tre elementi selezionati. Avete sentito che JAWS in automatico ci informa di quanti elementi è composta la nostra selezione. Adesso noi con Shift Tab andiamo a cercare elimina. Scheda, social, principale scheda, se impostazioni, vecchio pulsante, mostra altri messaggi, altro pulsante, etichette, sposta in pulsante, posticipa, segna come già letto, elimina pulsante. Ecco fatto. Con la barra spaziatrice abbiamo tolto tre messaggi in un colpo solo. Avete visto come queste cose si possono fare? Perché? Perché io, togliendo il cursore PC virtuale, ho anche tolto i tasti di navigazione rapida in modo che JAWS non interferisca con, diciamo, i tasti di Gmail, perché se io uso il cursore virtuale attivato, vediamo un po' cosa succede. Se io premo X, da leggere, Mirko Paller, importante, da mi porta alla prossima casella di controllo, perché X è il tasto rapido per andare, per spostarsi tra le caselle di controllo. Quindi il tasto viene preso da JAWS prima che riesca ad arrivare a Gmail. Corretto? Sì. Attenzione, from José Massimiliano Trallito e Verione. Ho visto che funziona anche il menu contestuale col tasto Windows di destra, punto, punto, punto. Ok, grazie della segnalazione, José. Funziona anche il tasto contestuale. Perfetto. Adesso io vi voglio far vedere una cosa. Facciamo che noi non vogliamo attivare o disattivare. Attenzione, Tonino da sempre il cursore virtuale quando ci spostiamo, perché abbiamo due schede di Chrome a disposizione. E non vogliamo che ogni volta dobbiamo ricordarci di stare attivarlo o disattivarlo a seconda. Quindi noi abbiamo un bellissimo settaggio che è stato introdotto in JAWS 2020 che consente a JAWS di ricordarsi in quali schede il cursore virtuale è attivato e in quali invece è disattivato. Come lo facciamo a trovare? Facciamo INS. Attenzione, uccelli nasale. Di cosa se ne rapide. Impostazioni rapide, Chrome, finestra di dialogo, casella di ricerca. Cerchiamo virt. 7 risultati ricerca casella elenco opzioni del cursore virtuale. Andiamo giù. Livello di prolissimo. Segui il cursore virtuale. Menu ribbon. Livello di prolissimo. Cursore virtuale attivato. Opzioni. Segui il cursore virtuale. Segui attenzione. Segui il cursore virtuale a schermo attivato. Opzioni. Visuali. No, non è qui, scusate. È nelle impostazioni. Nel Chrome. Centro delle impostazioni. Quindi insert 6. Andiamo a cercare sempre il virt. 7 mostra visualizzatore. Segui a schermo. Evidenzia ribbon. Evidenzia il. Usa ribbon. Usa cursore PC virtuale attivato. Attiva barra disattiva cursore virtuale basato sulle schede del browser. Non disponibile, disponibile solo quando si modifica l'impostazione predefinita. Premete ecco, control. Avete sentito? Questa è un'impostazione globale. Il file di default è attivato. Quindi io devo aprire il centro impostazioni, fare Ctrl Shift D per andare nel predefinito. Centro impostazioni di e devo assicurarmi che questa impostazione sia attivata. Sentite se io leggo la descrizione di questa impostazione. Editazione sola letto. Quando questa casella è selezionata, JAWS ricorderà lo stato del cursore virtuale per le schede in Google Chrome. Per esempio, se decidete di disattivare il cursore virtuale in un'applicazione VM che offre un'esperienza migliore attraverso il supporto nativo della tastiera come Gmail e poi aprite una nuova scheda con CTRLPT, il cursore virtuale verrà riattivato ma rimarrà disattivato in Gmail. Questo vi permette di ritornare a Gmail senza dovervi ricordare di attivare nuovamente il cursore virtuale. Il cursore virtuale torna al suo. Ecco qui. Quindi, in poche parole, io posso attivarlo e disattivarlo a seconda della scheda che ho. Attenzione, ho detto scheda, non ho detto finestra. Quindi dobbiamo ricordarci di usare Ctrl T e non Ctrl N. Posta in arrivo. Quindi facciamo vuoto. Io voglio disattivare il cursore virtuale in Gmail perché non mi va di utilizzarlo. Regione ecco, l'ho disattivato. Adesso io so che questa particolare impostazione è attivata. Faccio Ctrl T. Attivato, nuova scheda Google Chrome. Avete sentito che ha detto attivato? Barra, new tab vuoto, attiva siti più visitati pulsante, attiva siti più visitati pulsante, non è. Barra, vado su visiondep.it. Visiondep.it. Visiondep, soluzioni, visiondep, soluzioni, attenzione, saranno a comunicato stampa da, visitato link qui. Ok, adesso faccio Ctrl Tab per tornare a Gmail e se tutto va come deve andare, il cursore virtuale dovrebbe essere disattivato come lo avevo lasciato io. Disattivato, posta. Tac. Avete sentito? Quindi si attiva e si disattiva a seconda delle schede che io ho. Mentre prima ci si doveva ricordare di fare INS Z manualmente per poterlo cambiare. Ti fermo solo un secondo, Tommy, perché c'è tanta carne al fuoco. Allora, punto 1. Tommy ha disattivato
il cursore PC virtuale per potersi spostare esattamente con le frecce, esattamente come si sposta il, diciamo, un utente quando JAWS non è attivo, se usasse la tastiera, ovviamente, ok, nell'elenco dell'email. Questo che cosa ci permette? Ci permette di spostarci su e giù all'interno di specifiche colonne, quindi da chi, piuttosto che l'oggetto, piuttosto che la data, ok? E ci permette di, appunto, spostarmi per andare a cercare l'email che voglio leggere. Non solo. L'aver disattivato il cursore PC virtuale mi permette anche di usare quelle combinazioni di tasti o scorciatoie da tastiera disponibili per chiunque utilizzi Gmail. Sono diverse. Adesso vi giro in chat anche proprio il link con tutto l'elenco. Eccolo qua. Attenzione, Roma Andrea Maglio Toio Verione, HTTPS. Ne cito un paio che mi sembrano quelle più importanti, insomma, che sono la X, quella per la selezione. Anche qui Gmail ha ridefinito appunto uno standard e parla non più di email, ma di conversazioni. Per coloro che usano iOS, questa cosa, per esempio, dovrebbe essere abbastanza abbastanza utile, cioè non sono più attenzione, mi scuso ma devo lasciare la riunione, buona serata a tutti. Buona serata Esposito, ciao. Allora, non si parla più di email ma di conversazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che come su iOS, ma in questo caso attenzione, Esposito ma in questo caso anche iOS l'ha copiato da Google, le email di una stessa conversazione vengono messe tutte all'interno appunto di una sola riga. Quindi quando io seleziono o apro una certa riga con l'invio, per esempio, accederò e leggerò non soltanto quell'ultima email, ma avrò anche tutto lo storico dell'email, che io l'abbia letto o non letto, avrò tutto lo storico dell'email. E quando cancello una certa riga, potrei cancellare non soltanto un'email, ma cancellare tutta una certa conversazione. È la stessa categorizzazione che ho anche su iOS, nella gestione dell'email standard di iOS. Quindi selezionare la conversazione, per esempio la X, archivia è la E, segnala come spam è il punto esclamativo, molto utile, elimina è il cancelletto, rispondi è la R, rispondi a tutti è la A, insomma ce ne sono alcune, ve le ho girate, alcune le troverete più utili, altre meno, insomma, ma questa è una che io uso spesso, è la Z per annullare l'ultima azione perché faccio sempre casino, e quindi ce n'è davvero per tutti i gusti, insomma, ecco. Quindi che cosa ha fatto Tommaso? Con Insert e la Z ha disabilitato il cursore PC virtuale, a quel punto ha usato le frecce per posizionarsi su quelle conversazioni che in questo caso, nel caso dell'esempio, ha voluto eliminare, le ha selezionate con la X, selezionate tutte le conversazioni che voleva eliminare, con Shift e il Tab si è riposizionato sul tasto Elimina, che compare solo nel momento al cui almeno una conversazione è selezionata, in quel caso dando invio ha eliminato quelle 3-4 conversazioni che ha selezionato. Quindi disabilito con Insert e la Z il cursore PC virtuale, mi sposto usando le frecce per fare le operazioni più disparate, per esempio con la X a selezionare delle conversazioni che voglio archiviare o eliminare e così via, e poi a quel punto mi sposto col Tab o il Shift Tab, in questo caso lo Shift Tab. Attenzione, due partecipanti alle danze. Attenzione, due partecipanti alle danze. Elisa, ho visto che chiedi la parola, prego. Volevo chiedere se avete scoperto come possiamo copiare il link dalla chat. Perché due incontri fa si era già posto questo problema, che avevi messo il link nella chat, ma non sapevamo come copiarlo. Hai ragione, faccio una cosa, Elisa. Ti dico la verità, mi sono dimenticato di questa domanda. Devo essere onesto, mi sono dimenticato, quindi non ho la risposta.
sarà mia cura nella prossima newsletter mandarvi il link alla registrazione di questa, lezione e includere il link a questo che vi ho messo nella chat. Grazie mille. Una cosa che potresti fare, se proprio sei smaliziato con Joes, è fargli dire il link nella chat, dopodiché usi in spazio H e ti apre la cronologia delle ultime cose che la sintesi ha pronunciato in una finestra e da lì te lo copi. È un metodo un pochino rustico, ma funziona. Sì. Grazie. No, in spazio H. Ah, in spazio H, perfetto, grazie. Non so perché, ma Andrea non piace questa pratica. No, però funziona in questo caso. Ho riepilogato soltanto perché ci tengo al fatto che si passi in questo caso dalla teoria alla pratica. La teoria è abbiamo diversi... Scusa Tommy, se sei il tuo Giuse... Scusami, perdonami. Vorrei che si passasse dalla teoria alla pratica, che in teoria Joes mi mette a disposizione diversi cursori differenti. Nella pratica devo conoscere la teoria, quindi sapere quali cursori ho a disposizione per usare al meglio Joes, ovvero, nello specifico, applicare alle particolari situazioni il cursore che meglio si presta a fare una certa operazione. Nel caso di Google Mail abbiamo visto che il cursore PC virtuale non è la panacea, non mi risolve certe questioni, sono utilizzando l'HTML standard, la visualizzazione HTML standard probabilmente, ma certamente dovrei rinunciare ad alcune funzioni tipiche invece della visualizzazione avanzata di Gmail. Quindi insert 0, lo ripeterò fino alla morte, per disabilitare il cursore PC virtuale. A quel punto restituisco, diciamo così, al sistema operativo, in questo caso al programma, il browser, i comandi. Quindi i comandi non sono più filtrati da Joes, quindi non ho più la possibilità di per la navigazione rapida, ma avrò invece la possibilità di utilizzare quei comandi che mi mette a disposizione l'applicazione di Google per poter interagire direttamente con l'applicazione di Google. In questo caso sicuramente la scelta più corretta. Però anche qui devo ritornare ad abilitare il cursore PC virtuale nel momento in cui dopo devo fare alcune altre operazioni, quindi per esempio spostarmi tra i bottoni. Allora nel momento in cui ho selezionato con la X, perché avevo disabilitato il cursore PC virtuale, una certa... Attenzione, Tonino Daga, sentirete vai in Rome for Disney, in USF, Seltovia, Pop, Apple, Press, Art, Uto, Open, Participants. Dopo potrò riabilitare il cursore PC virtuale per spostarmi rapidamente. Ti lascio la parte, Tommaso. Attenzione, io admit al pulsante. Admit al pulsante. Admit message more options. Join punto. Attenzione, audio Giovanni computer audio. Giovanni, attenzione, audio nuovo. Sì, scusate, dovevo un attimo mettere delle persone che erano rimaste fuori in sala d'attesa. Quindi... Ah, mi spiace, scusa. Vuoi ridarmi l'host? Aspetta, forse riusciamo a fare... Ma non faccio più lo share, dopo. Attenzione. Ah, è vero, hai ragione. Aspetta che adesso lo sto fermando. Ok, quindi, se nessuno ha più domande, io procederei, chiuderei Gmail e passerei a parlare di un cursore che si chiama Touch, di cui abbiamo recentemente accennato prima. Andrea, mi permetti di farti una mini correzione su quello che hai detto prima? Vai. Spero non te ne venga ma male. Ma figurati, tu dicevi che non è da confondere con il touchscreen che si usa su iOS. Perché il cursore touch è stato fatto in origine non per essere usato come tastiera, ma è il cursore che Joes userebbe se noi lo stessimo utilizzando sui terminali tipo Surface. Sì, sì, tra l'altro aggiungo una cosa. Il cursore touch la prima volta me lo mostrò, vabbè, non dico chi perché sembrerebbe brutto, però me lo mostrò un importante personaggio di Freedom Scientific che aveva a disposizione un Surface bellissimo,
veramente bellissimo, che glielo invidio molto, anche oggi in commercio a un prezzo folle, ma veramente bellissimo. C'era all'epoca Windows 8, che a me non è mai piaciuto e non mi piaceva neanche all'epoca, ma usava JAWS su questo cursore, navigando in quelle che io tradussi come piastrelle, in realtà non forse non è la traduzione più corretta, che sono quelle che si vedevano in Windows 8, diciamo così, a schermo, quando io premevo il tasto Windows, no? Che c'erano tutte le applicazioni, mattonelline, le mattonelle attive, alcune attive, e lui si spostava con questo cursore touch e JAWS lo seguiva in modo all'epoca per me veramente incredibile, perché non avrei creduto che funzionasse in quel modo. Oggi però il cursore touch, onestamente, pensare di utilizzarlo con Windows 10 in quel modo è per me molto complicato da credere, onestamente. Però appunto sono contento di farvene vedere un po' tutte le potenzialità, perché ne ha veramente tante. Scusa, vedo che c'è una domanda di Nicola. Nicola, una domanda che vuoi fare adesso o vuoi aspettare dopo? Niente, vai avanti Tommy, basta. Ok, allora, cursore touch. Cursore touch, cosa succede? Il cursore touch si sposta esattamente, lo dobbiamo pensare, tutti voi immagino abbiate l'iPhone o Android, non so cos'altro, però quando noi facciamo il famoso flick, gesto che diciamo rivoluzionò l'accessibilità dei touchscreen da quando fu inventato, ovvero la famosa strisciatina verso destra con il dito, il nostro cursore si muove di elemento in elemento, proprio di unità in unità. Ed è questo il modo in cui dobbiamo pensare al cursore touch. Il cursore touch a cosa ci serve? Ci serve per esplorare quelli che sono gli oggetti del nostro sistema. Quindi, invece di andare riga per riga, come si fa con il cursore JAWS, noi andiamo di bottone in bottone. Detta proprio semplice, semplice, è così. Andiamo a vederlo sulla calcolatrice. Do il tasto Windows. Si sente? Sì. No. No? No. Ok. Tocciare pulsante, casella di ricerca edizione. Adesso dovrebbe funzionare. Sì. Ok, allora, apro la calcolatrice, scrivo Calcolatrice A. Lo invio. Calcolatrice, modalità calcolatrice standard, lo schermo è zero. Ok, allora, io qua potrei premere tab 500 volte per andare in tutti i controlli che ci sono. Ma non è proprio il metodo più calcolatrice. Lo schermo, buono lo per schermo. Navigare. Allora io cosa faccio? Attivo questo cursore touch. E come si fa? Shift più del tastiere numerico. Quindi shift più il tasto più. Toc. Eccolo qua. Adesso io se do freccia destra, sentite. Apri il quadro a comparsa della cronologia. Pulsante. Controlli di memoria. Gruppo. Controlli di visualizzazione. Gruppo. Avanza MS. Controlli di visualizzazione. Gruppo. Percento. Pulsante. Cancella emissione, pulsante, c'è, cancella, pulsante, c'è, cancella, sì, backspace, pulsante, funzioni standard, gruppo, reciproco, pulsante, quadrato, pulsante, radice quadrata, pulsante. Mi sto spostando con le freccette destra e sinistra e con molta facilità, semplicemente destra e sinistra, io mi esploro tutte le opzioni che ci sono, tutte le opzioni che ci sono nella schermata. Un altro caso in cui potrebbe essere utile è ad esempio quello dei ribbon di Word. Facciamo ad esempio che io voglio aprire Word. Cursi C. Word app. Apro un nuovo documento. Apertura Word. Far vedere. Word, attenzione, Marco Gerometta, select M, documento vuoto. Apro un documento. Meditazione. Attivo il cursore, il ribbon con il tasto Alt. Ribbon superiore, ribbon nome scheda ALT virgola ALT virgola TOC. Che risultato otteniamo? Inserisci elemento di scheda, progettazione, layout, riferimenti, lettere, previsione, visualizza, qui, attenzione, Marco Fox, trader PDF, condividi, comment. Andrea, fa entrare nella stanza Marco. Comment, usot, barra di stato, pan, barra di stato, numero, pagina 1 di 1, pulsante, conteggio, attenzione, lingua italiano, Italia, pulsante, focus, pulsante, modalità di lettura, elemento. Ecco, come sentite, io mi scorro lo schermo in modo molto molto simile a come me lo scorrerei con il tablet di attenzione, con il Marco tablet o con il telefonino, insomma, di elemento in elemento. C'è anche un'altra cosa che questo cursore touch può fare. Se noi volessimo esplorare, diciamo, carattere per carattere uno di questi elementi, potremmo farlo.
Adesso faccio un esempio stupido, che ne so, sono sul, sul pulsante... Focus, pulsante, lingua italiano-italia, lingua italiano-italia. Se io mi volessi proprio esplorare lettera per lettera questo elemento, come farei? Farei insert, invio. Avete sentito questo suono? Ecco, adesso io sono in modalità lettura. I, in maiuscolo L-I-N-G-U-A, spazio in maiuscolo I-A-L-I-A-N-O, spazio lingua italiano-italia, lingua italiano-italia. Me lo esploro, diciamo, carattere per carattere, e finché io non do escape, io da questo elemento non mi muoverò. Do escape, fa questo altro suono, e io sono di nuovo nel cursore touch. Quindi, con le frecce vado di elemento in elemento. Focus, pulsante, lingua italiano-italia, conteggio parole, zero parole, pulsante. Ad esempio, se io voglio dirmi cifra per cifra quante parole ho scritto, io posso fare insert bio qui. Parole, zero, spazio, A-R-O-L-E. Ecco qua. Avete visto come si può esplorare, diciamo, carattere per carattere, questo, ogni elemento che io posso individuare attraverso questo cursore touch. Allora, abbiamo visto che il cursore touch è nato, come diceva Tommaso, effettivamente per gestire quella che era diventata un'interfaccia effettivamente pensata per il touch, per un touchscreen da parte di Microsoft. Si è trasformato, per quanto ci riguarda, in un cursore estremamente utile per navigare all'interno di oggetti in modo molto, 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 molto rapido, molto più rapido che non utilizzando i tab, perché mi sposto banalmente con freccia destra e sinistra. E lui si sposta direttamente e soltanto, esclusivamente all'interno degli oggetti inclusi in quella, diciamo, finestra. È estremamente... estremamente interessante. Domande? Forse Nicola aveva una domanda. Nicola? No. Basta. Uffa. Sì, Nicola, ce l'hai fatta. Adesso mi sentite, perfetto. Sì, adesso sì. Ok. Allora, eccoci qua. Allora, no, io in realtà era una cosa su Gmail, nel senso che, ok, si scorre, quando praticamente uno disattiva il cursore PC virtuale, scorre la lista dei messaggi e immagino dando invio si apre la mail, ma a quel punto poi la mail come la leggi? Devi riattivare il cursore virtuale o si attiva da solo? Perché di solito... No, lo devi attivare tu, lo riattivi. Lo riattivi e poi ti vai a cercare dove, in quale zona della pagina web è apparso il messaggio. Vai di H. Ok, con l'intenzione. Vai di H e dopo lo becchi a un certo punto. Sì. Perfetto. Sì, grazie di chiarimento. No, grazie a te invece della domanda. Secondo me è importante ricordare che in realtà noi dobbiamo attivare e disattivare i cursori. E per questo dobbiamo conoscere come si fa in maniera rapida e precisa secondo quello che dobbiamo fare, cioè esatto. Navighiamo nell'elenco delle mail o delle conversazioni per trovare quella che ci interessa, che dobbiamo leggere, quella non letta, no, insomma, cercherò quello che devo, e poi dopo successivamente potrei appunto abilitare il cursore PC virtuale per fare una certa specificazione. Per esempio, seleziono con X le conversazioni che voglio buttare, poi posso riabilitare il cursore PC virtuale per spostarmi rapidamente al bottone, a un certo bottone che potrebbe essere, non so, quello del cestino. Marco, Gerometto. Mi sentite? Sì, perfettamente, vai Marco. Eccoci. Cortesemente, mi ricordo che parlavamo di questo cursore touch nel contesto dello store di Windows. Sì, è vero. Dopo magari chiediamo a Tommaso di farci fare un giro lì, se ha tempo. Ok, approfitto per una domanda leggermente off topic, sì, vai. Se posso. Vai Marco. Praticamente io ho trasferito un mio sito su Google Domain. Cerco di accedere al pannello di gestione, ma mi dice che la mia mail Gmail non è l'amministratore. Non so da che parte sbattere la testa, così se qualcuno sa tirarmi fuori dal pasticcio, bene, se no pace. Ecco, tutto qua. No, devo dirti la verità, mi mette in difficoltà. No. Ok, tranquillo. Era solo una richiesta. Mi spiace, Marco, no. Tranquillo. Angelo, vai. Un pulsante,
Allora, volevo chiederti, in merito al cursore touch per quanto riguarda i ribbon, mi puoi ripetere un attimo il funzionamento? Cioè io entro in una scheda dei ribbon, poi attivo il cursore touch e mi legge tutti i pulsanti che sono in quella scheda? Con le frecce. Sì, sì. Frecce sinistra e destra, tu hai risolto il problema. Faccelo rivedere, Tommy, ce lo fai rivedere un attimo? Yes, arrivo. Grazie. Aspetta che faccio lo share. Che... Sì. Ah, no, ti devo ridare l'host. Aspetta. Sì, vabbè. Sono le 6:30 per tutti. Sì. Alza la mano, che così ti trovo più facilmente. Eccoti. No, t'ho trovato. No. No, non t'ho trovato. Ho selezionato Angelo, gli do l'host a Angelo. Spera che la passo. Se vuole cimentarsi nella prova, può farlo. No, okay, anche perché... Tommy, ce l'hai. Ok, adesso faccio lo share. Amazon on is a start my screen share. The options. Microsoft Store. Documento on Word. Documento lo store. Ok. Word. Facciamo che vogliamo andare nei ribbon. Io schiaccio Alt per andarci. Ribbon superiore, ribbon nome, scheda ALT, virgola. Scelgo una delle schede. Chiudo menu, sto lasciando. Salvata. Sì, escape, vuoto. Ribbon superiore, ribbon nome, scheda ALT. Scegliamo home, diamo freccia giù. Chiudo menu, barra di accesso rapido, barra degli escape, edit vuoto. Perché fa così? Ribbon super, inserisci scheda, home, scheda ALT. Incolla pulsante come. Eccoci qua, scusate. Ecco, adesso che noi siamo nella scheda home, facciamo cursore touch, shift più il più del tassello numerico. Toc. Incolla pulsante, altre opzioni, voce di menu più copia formato, pulsante, appunti di office, punto, carattere, gruppo, tipo di carattere, casella combinata, chiuso, tipo di carattere, casella di modifica, calibri corpo, apri, pulsante, dimensione carattere, casella combinata, chiuso verticale, dimensione carattere. E mi legge gli oggetti proprio, gli oggetti uno per uno, con la freccia a destra, e quindi io me li scorro, me li leggo, me li guardo. E come dicevo prima, se voglio leggere carattere per carattere, ins invio, me lo leggo e poi faccio ESC. È chiaro, Angelo, il procedimento? Sì, perfetto. Okay. Attenzione, Tommy, Pola, Ferrando, Toio, Verione. Io uso il cursore top per esplorare la finestra proprietà di un file o di un disco. Options. Immagine. Già buon suggerimento, Nicola. Io tra l'altro ho sviluppato per provare, sto imparando uno... Finder, Safari, Zoomus, finestra di... Qualcuno costa... Finestra di... UR via Windows, UR via Zoom, precedente, My Audio, Leave Meeting, Reaction, Record, Share Screen, Open Chat Panel, Andrea Maglis, Leo Snow, Premi Open Chat Panel. Ok. C'era qualcuno che manovrava un mezzo. Sì, no, vabbè. E mi torna utile anche perché, per quello che sto dicendo adesso, chi di voi ha mai utilizzato un Mac saprà che c'è una certa cosa chiamata interazione. Attenzione, from Angelo Camodeca, Toy Verione, ok, perfetto. Una certa modalità chiamata interazione, che diciamo raggruppa gli elementi in modo che lo screen reader proprietario di Mac ci faccia navigare in modo più rapido. Questa cosa è molto simile a una cosa che vi farò vedere proprio per il cursore touch, ovvero la modalità avanzata. Aspetta, diamo prima la parola a Fabrizio, che aveva una domanda. Ah, okay. Fabrizio, vai. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Volevo da voi un confronto fra il cursore touch di Jaws e il navigatore oggetti di NVDA, perché sembrerebbero assolvere allo stesso scopo. Basta. Alessio. Non so, no, ti dico la verità, conosco poco NVDA. Però l'ho usato e ogni tanto faccio dei test con NVDA. Secondo me, però magari Tommaso è più esperto, secondo me la navigazione più similare ad oggetti è forse più similare al nuovo cursore Jaws che non al cursore touch. Cosa dici, Tommaso? No, è esattamente questo. Cioè, il navigatore oggetti, diciamo, e qua c'è da dirlo, è arrivato molto prima dove il cursore touch è arrivato. Okay. Ma se posso fare intervenire qualcuno? Sì, se ha voglia di parlare, sicuramente. Se ha voglia di parlare, magari Alessio mi dai una mano. Vai, Alessio, hai la parola. Perché l'ho deciso io. Perché l'ho deciso io. Scusa, non volevo. Ah, oh, figurati. No, è stato incorporato così, grazie, a sorpresa, vai. Sì, è simile e funziona più o meno allo stesso modo. Poi, vabbè, il cursore touch di Joe usa altre cose.
ma diciamo che è quello. Cioè, alla fine, in un certo senso, sì. Perché ricorda anche molto la navigazione che si fa appunto con VoiceOver per Mac, in cui c'è il discorso dell'interazione, quindi hai vari blocchi dove tu ti puoi spostare, poi puoi approfondire un blocco entrandoci dentro, quindi padre, figlio. Il cursore touch, diciamo che alla fine fa quello. Io, per esempio, che uso sia JAWS che NVDA, quando sono in JAWS adesso non uso più da tempo il cursore JAWS, tranne in qualche raro caso, quando c'è una finestra per la quale non ho i controlli raggiungibili dal cursore di sistema, io uso il cursore touch. Come in NVDA, stessa cosa, si usa la navigazione ad oggetti. L'unica differenza, se vogliamo, è che la navigazione oggetti la gestiamo più con la tasterina numerica e lo facciamo in modo molto simile a come si usava una volta con Linux, quindi 7, 8, 9 per leggere le righe, 4, 5, 6 per leggere le parole e 2, 1, 2, 3 per leggere i caratteri. Quella è la lettura in linea. Anche poi, oggetti, scusa, dentro l'oggetto tu puoi, no? Sì, però poi una volta che per fare la navigazione a oggetti schiacci il tasto insert, quindi NVDA, poi 4, 6 del tastierino per spostarti di oggetto in oggetto, 2 per 8 per entrare nell'oggetto, 8 per uscirne. E se vuoi poi interagire con l'oggetto cliccandoci sopra, fai insert invio. L'1, 2, 6, quello che tu dicevi prima, si fa, ma per la lettura così in generale, nelle righe per esempio di terminale, nelle righe, però non è quella esattamente la navigazione ad oggetti. No, ma aspetta, ma se ti chiedo, ma tu non potevi anche leggere il testo di un oggetto come io ho fatto con la modalità lettura? Si tu può, ne sceglievi ma uno quello e dopo... lo puoi fare indipendentemente dalla navigazione ad oggetti. Certo, però certo. Per muoverti, per pilotare la navigazione ad oggetti devi usare il 4 e 6 e l'insert premuto. Certo. Mm-hmm. Se usi la tastiera desktop, chiaramente se usi la tastiera laptop ci sono è un altro discorso, certo. Scusate la digressione in un altro prodotto. Colpa mia, d'altra parte. Qua la concorrenza... Vabbè, abbiamo anche citato la concorrenza, va bene. Allora, per far vedere quello che diceva Alessio, io andrò nella calcolatrice. Lettura testo, caratteri. Chiudo menu, passaggio da un programma all'altro. Si sente? Calcolatrice. Sì, si sente perfettamente. Documento okay. Microsoft Store, calcolatrice. Adesso io riattivo il cursore touch. Toc. Mm-hmm. E poi, dopodiché, premo INS A. E con INS A vado in una modalità chiamata avanzata. Avanzata attivata. Eccola qua. Questa è una modalità originariamente pensata per chi? Per gli sviluppatori di script. Perché devono sapere esattamente le relazioni padre-figlio degli oggetti. Però, appunto, è molto utile anche per chi, diciamo, è abituato con le navigazioni oggetti, come ad esempio può essere Alessio o gli utenti Mac, o non lo so, perché ci divide la schermata proprio in blocchi. Andiamo un po' a sentire. Apri il quadro allo schermo e c'è gruppo. Ecco, io ho premuto la freccia su e mi ha detto gruppo. Adesso io sposto la freccia destra e la freccia sinistra e mi sposterò tra vari blocchi. Apri menu di navigazione, modalità calcolatrice standard. Mantieni in primo modalità calcolatrice, gruppo. Entro in questo gruppo. L'espressione è, lo schermo è 0, apri il quadro A con controlli di memoria, gruppo. Controlli di memoria, gruppo. Se io adesso premo la freccia giù, entrerò nei controlli di memoria. Cancella tutta la memoria, plus richiamo memoria, plus aggiunta alla memoria, plus sottrazione dalla memoria, plus con la freccia su, esco dal gruppo. Controlli di memoria, gruppo. Vado a destra. Controlli di visualizzazione, gruppo. Un altro gruppo. 300, pulsante, cancella emissione, plus cancella, plus backspace, plus... Controlli di visualizzazione, gruppo, funzioni standard, gruppo. Quindi con la freccia giù entro in un gruppo e con la freccia su esco dal gruppo. Quindi nelle applicazioni che sono strutturate in un certo modo, quindi raggruppate in dei contenitori fatti in modo attenzione, buono, from Nicola Ferrando ecco Toiverione, ecco così ricorda molto di più la navigazione ad ecco oggetti. Che, come dice Nicola, abbiamo un'esperienza molto simile a quella di NVDA o di... VoiceOver anche, no? Con il famoso metodo interagisci o disinteragisci. Sì, questo, come diceva poi Tommaso, è anche molto interessante per chi scrive script, perché questa tipologia di navigazione, diciamo così, ad oggetti e per
aree che racchiudono gli oggetti è molto interessante per poi arrivare a certe window cosiddette, per poter poi catturare magari eventualmente il testo all'interno di esse o capire come è fatta quella window. Sì. Perché quando io vado a scrivere una funzione, se so già quale controllo è contenuto in quale contenitore, eccetera, ci sto poco a scrivere le funzioni che mi servono, no? Infatti. C'è una domanda di Elisa. Prego, Elisa. Elisa? Attenzione, Romy prova per il driver in modalità standard di cursore. Allora, posso riepilogare quello che ho capito? Certo. Allora, insert, shift più, cioè allora, sono nella calcolatrice, shift più attivo il cursore touch. Yes. A questo punto se faccio insert, cos'era? A mi sembra, quello per attivare la navigazione avanzata? Ah, sì. Pronto? Ah. Ok, quindi insert A, attivo la navigazione avanzata e da quel momento se io mi sposto con le frecce, mi sposto di blocco in blocco. Sì. Se faccio freccia giù, entro nel blocco specifico e se faccio freccia su, esco dal blocco. Promossa. Ok, no, perché ci vediamo a settembre. Non l'avevo proprio mai sentito, veramente. Non è finita qui, eh? Aspetta, c'è Patrizia, Vai. Una domanda per te. Patrizia? Vai. Allora, una volta che sono entrata nel blocco con freccia giù, per spostarmi tra le varie voci del blocco devo fare freccia a destra, freccia a sinistra. Sì. Se faccio ancora freccia giù non mi fa niente. No, ti fa du. Sì. Ok. Ti ottieni un suono che ti dice guarda qui non puoi andare. Quindi freccia giù ci entro, freccia su ci esco, una volta entrata le frecce destra e sinistra. Sì, naturalmente Patrizia c'è una come dire, una semplificazione in questo caso, cioè Jaws mette tutte sulla stessa riga tutti gli oggetti contenuti in un'area. Questi titolo e calcolatrice, cursore, modalità calcolatrice, passaggio da un programma all'altro, calcolatrice, tutti sulla stessa rigola, in realtà. Però questa è una semplificazione che si presta appunto a una navigazione più facile. Però, ripeto, gli oggetti all'interno di un'area potrebbero non essere tutti sulla stessa riga. Cioè, non essere tutti a destra e a sinistra, ma essere anche su e giù. Jaws semplifica e li mette tutti sulla stessa riga. Ok, grazie. Niente. Tommy, vai. Ok. Allora, un'ultima cosa che voglio fare adesso è il cursore touch. Ah, ti ridò l'host perché... Sì. È il rotore. Il rotore lo conoscono tutti, immagino, dall'iPhone. Chi usa VoiceOver non può non sapere di cosa si tratta. È quella opportunità che ci viene data di scegliere un tipo di elemento e dopo, attraverso delle movenze sul touchscreen, che in questo caso sono il flick in alto e il flick in basso, spostarci di quell'elemento, tipo di intestazioni, di pulsanti, di link, e il cursore touch offre esattamente questa opportunità qui. Adesso ve lo mostro nello store, visto che qualcuno me l'aveva chiesto, mi sembra che fosse Angelo. Allora, apro lo share. Microsoft Store. Siamo sullo store. Attiviamo il cursore touch. Talk. Ah, una premessa. La modalità avanzata di prima deve essere disattivata, altrimenti questa cosa non va. Io adesso con pagina su e pagina giù scelgo un tipo di elemento. Sentite. Intestazioni, elementi elenco, pulsanti, link, gruppi, punti di riferimento, controlli form, regioni, intestazioni, elementi elenco, pulsanti. Ovviamente poi se io vado c'è un'impostazione dentro il centro di impostazioni dove io posso scegliere quali di questi mi devono venire mostrati e quali no. Ma adesso non ve la sto a far vedere. Facciamo che io mi voglio spostare tra link. Scelgo link. Link. Eccolo qua. Adesso freccia in alto e freccia in basso. Mostra tutto, hai quello che ti serve, link. Mostra tutto, divertimento gratuito, link. Mostra tutto, 99 più app più popolari gratis, link. Mostra tutto, 99 più apposta per te, link. Ecco fatto, io sento solo link.
Questo vi fa capire anche perché la modalità avanzata deve essere disattivata, perché se fosse attivata entrerei nei gruppi. Quindi abbiamo anche questa opportunità qui, di usare questo rotore, pagina su, pagina giù, per scegliere il tipo di elemento, freccia su, freccia giù, per scegliere, per spostarsi tra le varie, diciamo così, occorrenze di quell'elemento. Fammi risentire le opzioni con pagina su, pagina giù. Gruppi. Punti di riferimento. Controlli form. Regioni. Intestazioni. Elementi elenco. Pulsanti. Link. Gruppi. Punti di riferimento. Controlli form. Sono queste, ma poi puoi metterne o toglierne altre. Non mi ricordo su dove si va perché... Ok. Impostazioni belle nascoste, però ci sono. Vabbè. Ah, una cosa che ci tengo a sottolineare è che quando il cursore touch è attivato, compare nel display braille, se avete le celle di stato, una T. Così come compare una P per il cursore. Attenzione, Elisa Salvador. Una J per il cursore JAWS, una I per quello invisibile e una V per quello virtuale. Quindi le celle di stato vi dicono quale cursore è attivo. Chiaro. Domande su questo aspetto? Attenzione, Alessio Lenzi Raisedan. Attenzione, Alessio Lenzi Raisedan. Attenzione, due. No. Attenzione, Alessio Lenzi Raisedan. Attenzione, Alessio Lenzi Asloveredan. Attenzione, from the new server. Verso come si attiva il rotore. Io ho la stessa domanda che ho sentito scritta nella chat. Mi sono persa come ha attivato il rotore. Pagina su e pagina giù. Ah, quindi non bisogna fare niente prima no, di no, pagina su e pagina giù e basta. Ah, quindi, ok, perfetto. E poi selezioni però premendo continuamente pagina su e pagina giù fino a selezionare l'elemento per cui, attraverso il quale vuoi navigare, diciamo così. Ok, e poi non devo dare invio, mi sposto direttamente. No, non dai invio, ti sposti e dopo perfetto. Con su e ti giù sposti vai. Con la freccia e esatto. Sì, infatti. Grazie. Niente. Attenzione, from Nilo Toy Verione. Ah, ok, grazie. Attenzione, due participants. Alessio, qual è la due... domanda? Mi sentite? Benissimo. Sì, adesso sì. Ok, allora, perché mi sono dovuto assentare 2 secondi. Non so se l'avete spiegato o meno, quindi non l'ho sentito. Con il cursore touch, se io voglio fare il doppio tap, cioè se io volessi poi interagire su un elemento, si può? Mi ricordo enter. Di sì, ma mi sfugge perché... Enter. Direttamente enter, ok. Mm-hmm. Non mi ricordavo... Te lo sei beccato al rotore oppure no? Sì, il rotore sì. Non mi ricordavo... No, era l'elemento clou di tutta la cosa. Ah, no, il rotore sì. Me lo sono beccato, ma me lo ricordavo anche. No, quello sì. Sì. Okay. Mi domando se c'è qualcosa che tu non sai. Perché... No, ecco, non mi ricordavo l'invio, non, perché ero incerto se invio o invio insieme invio. A qualche... No. Invio da l'ok e ins invio fa la modalità di lettura. Sì, ok. No. Grazie. From Nicola Ferrando Toy Verione, aggiungerei che quando si aprono alcune applicazioni di Windows tipo Windows Store, il cursore Talk si attiva automaticamente. Ah, sì, ecco. Nicola mi fa giustamente notare che c'è una cosa che si può decidere, ovvero che se io voglio che il cursore touch si attivi automaticamente. Infatti vado a Microsoft Store. Farvelo vedere subito. PC. Se io da qui, dal Microsoft Store, faccio attenzione, from V. Impostazioni rapide, Windows Store, finestra di dialogo, casella. Vado giù di freccia. Visualizzazione ad albero, opzioni del cursore touch chiuso. Ecco qua, opzioni del cursore touch. Se io apro questo ramo, diciamo, dell'albero, la prima opzione che troverò è... Attivazione automatica non attivato. Attivazione automatica non attivata, io l'ho tolto. Sentite? E selezionate questa casella di controllo per attivare automaticamente il cursore top per l'applicazione corrente. Il cursore top potrebbe essere la scelta migliore per alcune app di Windows 8. Questa casella di controllo è disattivata per default. Ok, se io volessi che nello store il cursore touch si attivi da solo, io metterei qui la spunta e ogni volta che io raggiungo il Microsoft Store, crack, si attiva il cursore touch da solo e si ridisattiva quando mi sposto con il tab o lo chiudo. Chiaro. Tasti di navigazione. Usa suono. Spostamento per tipo regione. Opzioni generali. Intestazione. Elemento pulsante. Link. Gruppo. Punti. Ok. Usa. Perfetto. Usa suono attivato.
con il touch abbiamo attenzione abbiamo anche visto attenzione un'ultimissima cosa, i tasti di navigazione veloce si possono usare anche qui. Se io non voglio stare a sistemare il rotore con pagina su e pagina giù e mi voglio spostare di intestazioni batterò la H, di bottoni batterò la B, funziona uguale. Sì, nella realtà il cursore touch poi non è altro che un cursore PC virtuale che si sposta all'interno degli oggetti, se vogliamo semplificare, per rendere il concetto chiaro. Sì. Poi chiaro, a livello tecnico è un pochino più complicato di così, però. Allora chiede Mattia, fa una domanda a cui non so dare risposta onestamente: se quando attivi il rotore parti sempre nella stessa categoria del rotore o tiene l'ultima? Forse tiene l'ultima. Sì, infatti. Invece c'è anche un'altra domanda, che è se il cursore touch equivalga alla modalità di navigazione di Narrator. Tommy, hai un'idea? Io non ce l'ho, onestamente non ce l'ho. Oddio, Narrator l'ho usato solo in circostanze emergenziali, quando proprio non avevo altra scelta se non piangere. Non saprei neanche io cosa dire. Non lo so. Oddio, perché... se tu intendi dire... Attenzione, from Alessio Lenzi, poi Verione, più o meno sì. Capsule più i tasti sinistra e destra, allora sì, potrebbe essere. Ma la mia competenza di Narrator finisce qui. Cioè, sì. Sì, dice Alessio che sì, è similare. Tra l'altro è un prodotto che, adesso non per denigrare nessuno, ma è un prodotto che io considero valido se tu resti dentro l'ambiente Microsoft. Appena esci dai confini tracciati di UI Automation, attenzione Elisa Salvatore, sei finito. Attenzione Elisa Salvatore, sì, anche comunque all'interno del pianeta Microsoft, se già vuoi utilizzare come un professionista il pacchetto Office, è molto estremamente limitato per quanto mi riguarda. Chiedeva un utente, Tommaso, se puoi far risentire, rivedere come si attiva automaticamente, cioè l'impostazione per attivare automaticamente il cursore touch. Sì. Ma non è l'impostazione default, è l'impostazione default, no? No, è tolta. Ah, ok. La devi fleggare. Usa suoni attivi. Sono qui, allora io sono nello store adesso, no? PPC. Faccio INSV, quindi impostazioni rapide. Impostazioni rapide, Windows Store, finestra. Vado giù di freccia. Visualizzazione ad albero, opzioni del cursore, attenzione Giuseppe, vado giù. Opzioni del cursore, tocca aperto, attivazione automatica non attivato, okay. Edit, espandi, ok, pulsante, vediamo se funziona, Microsoft Store, pulsante in evidenza, passaggio da un programma all'altro, meeting control, stop, Microsoft Store, tocca, quindi INSV, ed è la prima opzione nel primo ramo dell'albero che troviamo. Allora, ci sono domande, perché io credo che, adesso correggimi se sbaglio, Tom, insomma abbiamo visto cosa... C'è un'ultimissima cosa che vorrei poi dire, che riguarda il nuovo cursore di espansione, però c'è veramente poco da dire. Sì. Non vedo domande, quindi procedi. Ok. Attenzione, Lorenzo has left the meeting. Che affrontare oggi è quello relativo al cursore di espansione. E cos'è il cursore di espansione? È un cursore JAWS, diciamo così, sugli steroidi. Perché? Perché, diciamo così, è... Attenzione, from Nicola Ferrando Toy Verione, se devo interagire con un campo editazione mentre attivo il cursore, to cosa devo fare? Casella di ricerca editazione, to Microsoft. È una modalità di interazione con il cursore JAWS che, diciamo così, sopperisce ad una mancanza che, diciamo, aveva. Perché il cursore JAWS, per i più... quelli che interessa sapere, adesso io lo dico a titolo solo informativo, il cursore JAWS funzionava prendendo direttamente il testo dallo schermo. Andrea, è corretto? Sì, abbastanza. Per quanto, o dalle finestre, o da quello che riusciva sì, dalle window, vabbè. Sì. Insomma, cercava di recuperare il testo dalle finestre. In tanti casi, purtroppo, oggigiorno, questa cosa non è più fattibile. E hanno pensato bene di
unire il cursore JAWS e il cursore Touch in un'unica soluzione che si chiama cursore di scansione. Cosa fa il cursore di scansione? Ci permette di navigare per righe, per caratteri, come faremmo col cursore JAWS, però andando di oggetto in oggetto. Però diciamo che l'utente, diciamo, standard non si accorge della differenza, perché noi semplicemente premendo il meno del tastiere numerico, se l'applicazione che stiamo usando supporta questo cursore di scansione, verrà attivato. Andiamo a provare. Si sente giusto? Preordine di Gear. Ok. Novità in PC. Passaggio da un programma all'altro. Per attivare il cursore JAWS, che una volta mi avrebbe detto vuoto, 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 perché non avrebbe trovato nessun testo da mostrarmi. Sentite cosa succede. Scansione di JAWS. E noi abbiamo un cursore che in tutto e per tutto simile a quello JAWS, fa la stessa identica cosa, però lo fa con gli oggetti di sistema. Quindi sentiamo un po'. Calcolatrice. Livello di intestazione 1, lo schermo è 0. Apri il quadro a comparsa della cronologia pulsante. Controlli di memoria. Cancella tutta la memoria pulsante non disponibile. Richiamo memoria pulsante non disponibile. Di oggetto in oggetto, però lo faccio come se stessi sfogliando un documento di testo, quindi riga per riga. Io posso anche andare per carattere. Attenzione, tre particelle. Come sarebbe con il cursore JAWS, attiverei un click del mouse e via discorrendo. Però ecco, sì, questo è quanto, insomma. È una, diciamo, combinazione tra il cursore touch e il cursore JAWS. Quindi cursore di scansione. Sì, il cursore di scansione è, tra l'altro, un cursore molto interessante, perché sposta anche il cursore del mouse all'interno dell'applicazione, e quindi si deve interagire in un modo particolare, magari appunto utilizzando il mouse. Questo è l'unico sistema che me lo permette, in modo abbastanza rapido e preciso, al contrario del cursore JAWS precedente. Correggimi se sbaglio, Tom. Esatto. Mentre il cursore touch, scusami, per completezza, dopo per scontato, il cursore touch non sposta il cursore mouse. Ecco, perché l'ho detto così, ma invece è fondamentale dirlo. E soprattutto toglie all'utente, diciamo, il dovere di decidere, uso il touch, uso, non sempre, ma in moltissimi casi, diciamo che lui fa da solo quello che deve fare. Semplicemente io attivo il cursore JAWS e dove è opportuno viene attivato il vecchio cursore JAWS, invece dove è opportuno viene attivato quello nuovo di scansione, senza che io debba sapere qua attivo questo, qua attivo quello, quell'altro. Sì, 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 era una delle novità di JAWS 2020, che forse è passato un po' è l'evoluzione del cursore JAWS, e probabilmente è anche l'evoluzione di come in generale JAWS dovrà accedere agli elementi di una certa schermata. Indipendentemente dal fatto che io attivi o non attivi il cursore. Attenzione, 5 participants presentan. Attenzione, Elisa Salvadori. Abbiamo un po' di mani, vedo qui. Sì, allora, mi riprendo l'host. Mentre mi riprendo l'host per poi dare la voce agli altri, c'era Nicola che faceva una domanda molto, molto precisa. Vorrei, Tommy, che gli dessi tu risposta. Cioè, chiedeva che se devi interagire su un campo editazione mentre hai il cursore touch, come devi fare? Devi fare spostando il cursore PC alla posizione del cursore touch, e lo fai con Insert Shift più. Praticamente tutti i comandi che tu usavi per spostare il PC a JAWS, JAWS a PC, eccetera, ci aggiungi lo Shift. Quindi Insert Shift più, sposti il cursore PC alla posizione del cursore touch. Esatto. Allora, tocca JAWS. PC. Alessio, tu avevi una domanda da fare? Alessio? No, va bene. No, direi di no. No. Ah, ok, scusami. Paolo, vai. Paolo? Paolo?
Non riesco. Eccomi. Vai, Paolo. Sì? Mi senti? Sì, sì, benissimo. No, ma io volevo semplicemente, ma forse è già stato risposto a quello, perché dopo, quando avevo già alzato la mano. No, dicevo, quando in ambienti di cursore touch, se non si toccano pagina su e pagina giù per sfogliare i vari tipi di oggetti che si vogliono navigare, qual è, cioè, dove ci troviamo una volta che entriamo in cursore touch? Qual è in quel momento la, come dire, da dove parte? Sì, ok, gruppi. Ah, dai, gruppi. No, sì, no, per capire. Questa è la risposta. Per capire. Va bene. Ok. Giovanni. Allora, io invece volevo chiedere una cosa soltanto. Il cursore di scansione, forse me lo sono perso, l'avete anche detto, è soltanto a partire dalla versione 2020 di sì. JAWS? Sì, sì. Ok, perché io sono al lavoro, ho provato, c'ho la 2019, no, ma non si attiva, non funziona. Quindi ecco, mi è venuta la curiosità. Mi spiace. È la, diciamo, la feature di punta di JAWS 2020. Sì. Ah, ok. Grazie. Niente, un piacere. Luca? Luca? Non riesco a darti la parola, Luca. Vai, ce l'hai. Ok, mi sentite? Sì, benissimo. Mm-hmm. Scusate, non ho capito come si attiva il cursore di scansione, chiedo perdono. Si attiva nello stesso modo in cui attivi il cursore JAWS. Decide lui quando attivare uno e quando attivare l'altro, a seconda dell'applicazione, che tipo di tecnologia supporta. Diciamo che l'ha deciso in realtà laddove ci sono degli script specifici, l'hanno deciso quelli di Freedom. Quindi sarebbe il meno del tastierino numerico. Ah, ok, perfetto, grazie, gentilissimi. Ma figurati. Dice Microsoft, non è audio, non è. Costante, vai, una domanda per te. Io are muted, pressando la tom, mute your microphone, or pressando on test, face che to tempo. Costante? Mute, corrently, mute. Sì, perfettamente. Attenzione, audio. Allora, sì, è provato dal cursore di discussione, io l'avevo appunto sperimentato quando tempo fa avevo installato la 2020 con la calcolatrice, sì. Però ho visto che non è, cioè, non funziona sempre in tutte le applicazioni. Forse è quello che funziona di più è il cursore touch, perché per esempio avevo provato con l'applicazione con la Samsung Magician che gestisce le varie funzioni degli hard disk della Samsung. E lì poi Verione, per favore, la differenza di utilizzo del cursore PC e virtuale sperimentabile anche nelle applicazioni non breve, grazie. Un pochino invece il cursore touch, quindi probabilmente l'applicazione deve essere fatta in un certo modo. Intanto ci deve essere uno script che forza il cursore di scansione, cioè ci deve essere uno script per quell'applicazione che dice guarda, qua devi attivare il cursore di scansione. Esatto. Uh-huh. Eh sì, Costante, non è che, cioè, mentre il cursore touch puoi attivarlo tu, dimentichiamoci per un attimo i risultati che ottieni, ma attenzione, mentre il cursore touch puoi decidere tu di attivarlo e quindi abiliti il cursore touch e ti sposti col cursore touch, il cursore JAWS, il cursore, scusami, di scansione, tu non decidi quando attivarlo, tu abiliti il cursore JAWS, è lo script di JAWS, se c'è un programma che abilita il cursore di scansione invece che il cursore JAWS. Ah, ho capito. Quindi non, sì. Mm-hmm. Però, nel momento in cui tu hai un'applicazione come quella che citavi, che io non conosco, dico la verità, però nel momento in cui tu hai un'applicazione dove non ti trovi col cursore PC virtuale o comunque non ti attenzione, trovi, diciamo, col cursore JAWS, puoi provare quello è un caso che lo so, Giorgio dice proprio vuoto. Esatto, puoi abilitare lì in quel caso il cursore touch, perché il cursore touch è molto vicino a quello che farebbe il cursore di scansione. In sostanza il cursore di scansione è una via di mezzo tra il cursore, anzi non è una via di mezzo, è un cursore JAWS
che si sposta però come se fosse il cursore touch. Per spiegarlo in breve, Costante. Sì, sì. Ok, spero di essere... scusami Tommy, ci sono alcune domande. Ok, Claudia mi chiede se, la differenza tra virtuale e non virtuale si può sperimentare anche nelle applicazioni non web. No. Il cursore virtuale nelle situazioni non web non fa nulla, perché non ha nulla a cui appoggiarsi. Il cursore virtuale si lavora con l'HTML, con l'XML, queste cose qui. Se tu non hai questo, il cursore virtuale non ha nulla da mostrarti. Corretto? Sì, sì, sì. Aggiungerei soltanto che non vuol dire soltanto web, ma vuol dire anche appunto, potrebbe essere appunto un PDF ed eventualmente anche un documento Word. Così, tanto per buttarla lì. L'altra domanda, ma quindi il cursore di scansione è una novità in JAWS e va a sopperire dove non arriva il cursore touch? Ma in quale contesti quindi? Allora, sì e no. Il cursore di scansione è, come stavo cercando di spiegare prima Costante, è un cursore che si abilita attraverso la programmazione che chi ha scritto gli script per certi programmi fa. Quindi, per esempio, all'interno dello script della calcolatrice, laddove tu hai abilitato da un programma Microsoft impostazioni di che ci ha fatto vedere prima Tommaso, se tu abiliti il cursore JAWS lì dentro, si abilita Programma è stato contestabile poi per due punti, sto provando il cursore TalkToZoom, virgola, mi sta leggendo cose che non ho mai letto. Altra cosa invece è il cursore touch, di abilitarlo o no. Quindi è un po' diverso, direi che è un po' diverso. Il cursore, diciamo che il cursore di scansione ha ancora la logica originaria del cursore JAWS, ovvero sposta il cursore del mouse, con tutta una serie di effetti positivi o negativi che questo si porta dietro. E però accede agli oggetti interni a una certa schermata con una logica completamente nuova. Ma tu stai abilitando comunque il cursore JAWS, ovvero abiliti il cursore JAWS col tasterino meno del tasterino numerico. Che poi si abiliti il cursore di scansione, se vuoi, è secondario. Per te questa cosa potrebbe essere banalmente trasparente, non te ne accorgi, ma il cursore JAWS legge, cosa che in altro caso non leggerebbe. Esatto. Se non vuoi spostare il mouse, c'è anche la scansione invisibile. Che si attiva nello stesso modo che si attiva il cursore invisibile normalmente, quindi due volte il meno del tastiere numerico. Non vi servirà mai, ma io ve lo dico. Sì, Gaetano giustamente dice che anche dentro Zoom il cursore touch gli legge cose. Certo. Ci ha segnalato appunto qualcheduno di voi che all'interno di Zoom dobbiamo lavorare meglio sugli script e ci stiamo lavorando, dai. Vedremo meglio gli script e vedremo cosa possiamo fare di più. Ecco, diciamo così. Diciamo allora, che dietro le quinte, lo dico giusto per... Anche se magari molte volte voi non vi accorgete, anche dietro le quinte italiane, diciamo così, c'è molto lavoro dietro la localizzazione, dietro la... la riadattamento degli script, che spesse volte non sembra. Nicola, vai, fai la domanda. Posso parlare? Come no? Fantastico. A proposito di Zoom, tra l'altro io ti avevo anche scritto una mail, ma poi mi sono reso conto di aver scritto una cavolata, nel senso che io mi aspettavo... premendo insert F1 il JAWS, diciamo, mi leggesse appunto i comandi che sono stati inseriti negli script specifici. Invece lui mi dice che questo tipo di finestra non è riconosciuto, puoi dire a JAWS che tipo di finestra è, mi faceva vedere la classe finestra, eccetera. Invece il comando giusto era insert W, premendo insert W nella finestra di Zoom, potete provare a farlo anche adesso, vi leggerà tutta una serie di comandi che sono gli script specifici. Il più comodo secondo me è proprio la combinazione tasto Windows più Alt più S che zittisce le notifiche, quelle cose tipo tizio è entrato, Caio è uscito. Siccome già Nicola... siamo attraverso
attraverso la sintesi vocale di Tommaso, io personalmente le ho tolte e quindi stasera diciamo che ho meno mal di testa delle altre volte. Nicola, mi hai fatto veramente interessanti per farsi leggere l'ultimo messaggio che sarebbe stato portato. Ci sono delle cose molto carine. Nicola, mi hai fatto perdere mezz'ora a cercare di classare finestre, cercare di capire dove fosse il problema e non ci riuscivo a capirlo. Scusa. Ma ti perdono perché sì. Allora, c'è una domanda da parte di... Attenzione, se è finito, Nicola, toi Verone, grazie. La parola. Attenzione, from Giuseppe Lanzillo, toi Verone, fino alla... Allora, darei la parola a Gaetano che ha alzato la mano, vai. Mi sentite? Sì, benissimo, Gaetano. Buonasera a tutti. Ciao. Nicola, ce lo potevi dire all'inizio del seminario. Vabbè, a parte questo, tu Andrea hai detto di voler migliorare l'accessibilità di Zoom. Zoom già va alla grande, voglio dire, con tutti i tasti rapidi. Ho partecipato a un webinar con GoToMeeting. Sì. È completamente trasparente. Cioè, non vi... niente, tutto vuoto. Sì, è impressionante. Di una inaccessibilità totale proprio. Ok. Volevo fare questa osservazione. No, ti ringrazio. No, quello che si voleva fare, Gaetano, è un po' migliorare quegli script che ci sono, che rendono, secondo me, veramente accessibile a un buon livello Zoom, ma migliorare potendo personalizzare ciò che voglio sentire, ciò che non voglio sentire, e impostandole con delle proprie, appunto, impostazioni. Ma insomma, ci lavoreremo. Okay. Ecco, una cosa così. Ecco. Allora, darei la parola anche a Barbara, che ha alzato la mano. Vai, Barbara. Sentite, sì, infatti, sì, non ero sicura. Scusami. Bene. Grazie intanto di tutto quello che avete fatto sentire, perché anche tutte le impostazioni del cursore touch sono veramente molto interessanti e soprattutto in molte applicazioni, quelle un po' più complicate e complesse. Volevo chiedere una cosa su cui io, giusto per avere se voi avete un'idea, io si parlava ora di Zoom, devo dire che le due applicazioni con cui mi trovo molto bene sono Zoom e Google Meet, mentre ho difficoltà con Microsoft Teams. Ora, siccome ricordo che qualcuno aveva detto invece che si trovava molto bene, io vi dico che ho questa difficoltà, non so se avete un'idea. Ho scaricato l'app di Office 365, proprio di Teams, però, allora, se uso la versione web non ho problemi. Addirittura devo dire che dà proprio il vantaggio che anche quando si fa lo screen sharing, se si fa soltanto del PowerPoint, si riescono a leggere le slide in Microsoft Teams, mentre negli altri, vabbè, è proprio lo sharing proprio grafico. Quindi questo darebbe molto il vantaggio che uno può leggersi anche le slide. Però se io uso invece l'app di Microsoft Teams, quella che installa proprio come app, cioè io mi muovo con JAWS, non mi legge niente con niente, cioè con nessun cursore. C'è un problema... Allora, io Teams lo uso con regolarità e se vuoi magari una volta ti do una mano io. Sì, ecco, se poi mi mandi il tuo contatto oppure mi dici come ti posso contattare, magari se ne parla senza ora tediare anche gli altri, insomma. Sostanzialmente il problema di Teams è che inserisce una finestra che non c'entra niente dentro la struttura di accessibilità e confonde JAWS. Ma se tu fai Windows freccia su o Windows freccia giù per risistemare questa cosa, ok, si dovrebbe sistemare tutto. Ok. Andrea? Sì. Dare la... posso dire i script? Sì. Io e Andrea stiamo cercando di tradurre degli script che sono stati fatti in America che rendono l'esperienza di Teams molto migliore. E diciamo che ci stiamo lavorando dietro. È abbastanza complicata la questione perché sono da tradurre abbastanza dei messaggi ostici, però diciamo che ci sto lavorando dietro e speriamo di riuscire a... Sì, okay, dovremmo anche in questo caso offrirvi degli script migliori. Aggiungo soltanto una questione organizzativa che da, come tutte le cose, ci sono dei pro e dei contro. Da ormai un anno e qualcosa, anche l'Italia, o l'italiano se voi volete,
è entrato a far parte di questo programma di Freedom Scientific, che ci permette, che è l'aspetto positivo, di essere sempre allineati con l'ultima versione disponibile. Quindi avete trovato che in JAWS dal 2019 in avanti c'è l'aggiornamento online, e quindi potete aggiornare online, scusami, da JAWS 2020, potete aggiornare online le varie versioni senza dover scaricare alcunché. Ok, e questo è l'aspetto positivo, perché siamo sempre allineati. Ah, questo si è portato dietro alcuni aspetti negativi. Un primo aspetto negativo è che non sempre questo sistema, dal punto di vista tecnico, è perfetto, diciamo che è perfettibile, e quindi in alcuni casi vi trovate con delle cose non tradotte perché banalmente ci è sfuggito all'interno del flusso, non solo noi italiani, voglio sperare, ma sì, esatto, comunque a noi ci interessa l'Italia, ci è sfuggito magari un file o una stringa. Perché? Perché noi non scarichiamo più un pacchetto che poi abbiamo una beta, che magari rilasciamo a qualche utente, possiamo studiare la cosa, diciamo così, con poche palline che si muovono. La questione è ormai in mano a un server che controlla il processo e manda avanti un processo in maniera automatica. Quindi il primo aspetto negativo è che non abbiamo più una beta italiana da poter rilasciare a pochi utenti o qualche utente o a tutti, ma comunque che sia una beta per poter monitorare. L'altro aspetto negativo è che mentre precedentemente compilavamo noi un installer e quindi includavamo i file che ci pareva, questo ci permetteva di correggere, di modificare, di aggiungere script o meno, adesso questa cosa qua non c'è più possibile. Quindi se mai riusciremo e faremo degli script ad hoc per certi programmi o miglioreremo certi script, è molto difficile che possano venire inclusi in una installer standard di JAWS. Probabilmente verranno messi sul nostro sito in download, in modo che chiunque può scaricarli, utilizzarli e personalizzarseli. Almeno che questi script e queste variazioni che noi facciamo non siano proposte anche a Freedom Scientific, che le accetti, perché anche altri utenti non italiani sentono questa esigenza e abbiano, come dire, la possibilità e la voglia di aggiungere. Quindi tutto questo per dire, Barbara, che ci stiamo lavorando su Teams. Ok, ottimo. Perché, ottimo. Insomma, probabilmente non saranno trovati questi script all'interno dell'installazione. Esatto, li dovrai... E comunque se qualcosa che vi trovate non tradotto ancora in inglese, generalmente è colpa mia. Va bene, ma non è quello il problema. E il problema di PowerPoint che ti avevi detto, perché io con le ultime persone penso sia quello che ti accennassi, che c'era un grosso problema delle slide. Li sto tallonando di brutto. Spero che... questo aggiornamento sicuramente no, il prossimo si spera, ma ti dico che sto monitorando ho aperto io il ticket, lo sto monitorando giornalmente e ci stanno lavorando sopra, ma okay, bisogna agire su dei file che non ce li abbiamo noi, ce li hanno loro, quindi bisogna aspettare che loro... Okay. Ottimo, perché anch'io gli avevo segnalato mesi fa che non riuscivo a leggere le slide, ecco il problema lì, è quello in presentazione. Sì, è un problema di... Okay. Hanno fatto un cambio totale di come vengono fatte le presentazioni, dimenticandosi che oltre all'inglese americano ci sono anche delle altre lingue. Infatti. No, ma a me legge anche, non so se hai visto, legge anche quando ci sono gli elementi nell'elenco puntato, me le vede come se fossero normale, caselle di testo. Normale, ecco, normale. Ok. Allora, davo la voce a Paolo Tommasi che chiedeva di fare una domanda. Poi devo andare. Sì, anch'io. Paolo, vai. Paolo? Sì. Vai. Ci siamo? Sì. Io mi sono perso, si era accavallato, mi sembra, qualche voce, non ho capito bene. Che cosa si spiegava prima, che era all'interno di Zoom, che c'era un comando da fare per che cosa? Sì. Nicola Ferrando diceva che con Alt, Windows e la S sostanzialmente hai la possibilità di cancellare le notifiche, quindi JAWS non ti legge più le notifiche di Zoom. Ah, ecco. No, avevo perso. Va bene. Ok, perfetto. L'aggiungo, ha ragione Anna, l'aggiungerò. Elisa, vai. Volevo soltanto dire che anche in Enel ci hanno installato l'applicazione di Teams. Sì.
E anche a noi a volte Jaws sembra non vedere più la finestra, però praticamente facendo alt spazio e poi o ingrandisci o ripristino a seconda di quale delle due voci è selezionabile, Jaws ricomincia a parlare correttamente. Sì, esatto. L'unica finestra in cui non legge è quando sei sul menu Team, la finestra, il riquadro delle conversazioni, cioè l'elenco delle conversazioni, lì praticamente scorrendo su e giù con la freccia non ti legge niente, devi fare insert tab. È un casino. Prova a fare Windows freccia su o Windows freccia giù, dovrebbe risolvertelo. Gli script che stiamo traducendo fanno un controllo per vedere se la finestra è rotta, sì, e la riparano da soli. Sì. Ok. Sì, ci stiamo lavorando, Elisa. Grazie intanto, eh. Ah, figurati. Alfio, rapidamente, poi andiamo tutti noi a cercare. Voi avete accennato degli script che state realizzando, sostanzialmente parlando, ma potranno poi essere scaricati, utilizzati, cioè sotto forma gratuita o pagamento? Questo no, no, gratuita, Alfio, assolutamente gratuita. Va bene, gratuito. Grazie. No, no, assolutamente. Alcini, Massimo. Ciao, mi sentite? Sì, benissimo. No, chiedevo solamente un aggiornamento. Sulla versione 2019 che ho io, è possibile fare gli aggiornamenti del 2020? È una domanda che non capisco. Magari quella ci chiami domani al nostro numero di telefono e capiamo meglio. Diciamo. Perfetto, grazie. Niente, ciao. Alessio, vai. Alessio? Mi senti? Sì, benissimo. Allora, una domanda velocissima, non c'entra niente, ma mi capita sempre più spesso. Allora, io tengo il Braille in modalità in linea, però mi capita che se vado in determinate applicazioni, per esempio Outlook, per esempio Thunderbird, per esempio altre, non si vede niente. Per far sì che si veda io devo configurare l'app per metterlo strutturato. Allora si riesce a vedere qualcosa. Perché? Perché sono quelle applicazioni dove il cursore Jaws non funzionerebbe. La modalità in linea funziona ancora con le vecchie logiche del cursore Jaws. Se quella con l'OSM, con l'off-screen mode, non becca niente, non vedi niente nella modalità in linea. Con la strutturata però sì. Strutturata per fortuna sì. Quindi non c'è più, tu mi dici, una modalità esatta per cui io possa avere esattamente la riproduzione dello schermo sotto mano? In molte applicazioni no. Sì. Bene, giusto, grazie per chiesto questa cosa. Hai ragione. Allora, non vedo più mani alzate a questo punto. Ah, Tonino, vai. Tonino? Ci sono. Sì, vai. No, allora mi sono perso quella domanda sull'uso di Teams, perché recentemente quando ci sono problemi di intasamento di rette, ho visto che si verifica in questi casi qua, Jaws smette di parlare. E allora non, le ho provate tutte, non ho capito qual è la modalità per riuscire a ripristinare la voce di Jaws. Windows freccia su o Windows freccia giù, a seconda che la finestra sia zoomata o meno. Poi approfitto a fare un'altra domanda ad Andrea, una cosa che non so specialmente com'è la cosa. Io ho la licenza... No, sulle domande, facciamo così Tonino, sulle questioni commerciali, se chiami domani il nostro numero ti rispondiamo Tonino. Ah, ok, perfetto. Okay. Dai, va bene, a posto. Ok, grazie mille. Niente, figurati. Allora, io chiuderei qua.